In collegamento telefonico con Antonella Lippo, mamma di Dalila Adragna, apprendiamo le novità di oggi, poco dopo mezzogiorno. Buongiorno Antonella Lippo, dunque, che aggiornamenti abbiamo? Buongiorno. Gli aggiornamenti che finalmente mia figlia, dopo tante peripezie, è arrivata ad Alcamo stamattina alle 6:20 a Roma. Roma. Sì. All'arrivo io questo volevo precisarlo, anche per tranquillizzare il popolo alcamese. Mia figlia è arrivata a Roma, non Quindi con ha un avuto volo effettuato. diretto proveniente da Bangkok? Sì, proveniente da Bangkok e Roma. Sì. Praticamente ha fatto mia figlia Cina a Bangkok e Bangkok e Roma Ok. come scalo. Sì. Arrivati in aeroporto a Roma, mia figlia non ha avuto nessun tipo di controllo per il coronavirus. Allora, noi siamo tranquilli perché siamo convinti, sono convinta, è sicuro che mia figlia non abbia nessun virus. Quindi no, poteva anche capitare che una persona infetta entrasse in Italia senza essere controllato. Questa è una cosa grave. Per nostro conto, noi stasera mia figlia arriverà in Sicilia e già ci siamo attivati con l'ASP per fare un protocollo appropriato, appropriato al Ah, coronavirus. ecco, quindi state già prendendo voi delle precauzioni anche a Sì, tutela di vostra più figlia, che altro lo soprattutto. stiamo facendo per tranquillizzare la popolazione alcamese, perché siamo sicuri che mia figlia non abbia contratto nessun virus. Vabbè, questo ce lo auguriamo tutti, soprattutto nell'interesse di Dalila che direttamente viene, insomma, da. Io penso che i genitori per i figli fanno qualsiasi cosa, quindi non ho nient'altro da aggiungere, perché è chiaro che noi ci attiviamo per la salute di nostra figlia e anche per noi stessi, per gli amici e per tutta la comunità alcamese. Altri aggiornamenti da fornirci? Insomma, questa insomma, in sintesi la situazione. Sì, la situazione attualmente è così. Mia figlia stasera arriverà in Sicilia. Quindi sarà già qui ad Alcamo stasera? Ah. Arriverà a Palermo stasera. Ok, va bene. Bene, grazie intanto per queste informazioni. Mi è sembrato doveroso contattarla. Sulla base del fatto che nei giorni scorsi c'è stata molta apprensione, soprattutto da parte vostra, richiesta di aiuto alle istituzioni, Che non c'è, voglio, scusi, voglio sottolineare che non ci ha aiutato nessuno. Nel senso aiuto, noi abbiamo fatto tutto da solo. Qualcuno della comunità di Alcamo ha tentato di aiutarci, ma senza esito positivo. Questo lo voglio specificare. Abbiamo fatto tutto noi, la famiglia, per fare rientrare mia figlia. Grazie intanto e tantissimi auguri. Grazie, grazie a voi. Grazie, buongiorno. Da Castellammare del Golfo incontriamo maresciallo dei Carabinieri in pensione Luigi Cravotta, che è il papà di Chiara Cravotta, che è rimasta bloccata in Cina. Che cosa sta succedendo quindi, maresciallo Cravotta? Sta succedendo, mi sono autonominato Omero, mentre mia figlia è Ulisse. Quando sono venuto a conoscenza dai media, ascoltando del TG che questo virus del coronavirus si stava espandendo per la Cina, mi sono preoccupato e ho acquistato un biglietto aereo per la tratta Qingdao-Pechino-Roma-Fiumicino. Mia figlia è in Cina da un annetto e doveva intrattenersi nello studio fino al mese di luglio. Ho acquistato felicemente il biglietto, pensavo di aver risolto i problemi, invece la sera mentre ascoltavo il telegiornale, ahimè, la presenza del Consiglio dei Ministri annunciava di aver interdetto i voli da e per la Cina, quindi mia figlia non è potuta più partire e mi è rimasto il biglietto.
Il giorno dopo ho tentato nuovamente di far sostituire il biglietto a Qingdao e prendere un volo sostitutivo con la compagnia Air China, ma quando mia figlia è arrivata in aeroporto c'era un gioco a ping pong, nel senso che o chiudevano le aeroporti o venivano soppressi i voli, quindi mia figlia ha dovuto riprendere un taxi e ritornare all'università. Lunedì è stata contattata da un funzionario dell'ambasciata di Pechino, la quale ha suggerito a mia figlia che se voleva ritornare in Italia poteva optare per un volo indiretto da Qingdao o Pechino che non atterrasse direttamente a Roma ma tramite uno scalo alternativo, e gli ha suggerito l'aeroporto di Mosca o l'aeroporto di Seul. Quindi io un'altra volta contento vado all'agenzia, che ringrazio pubblicamente, l'agenzia Elimi, non è una pubblicità, l'agenzia Elimi di Castellammare nella persona della signora Mirella che ha lavorato la domenica, la notte, mi ha aiutato tanto per questi benedetti biglietti. E quindi acquisto il biglietto per la tratta Qingdao, Seul, Milano, Malpensa. Stamattina, andando a calcolare tutto il fuso orario, stamattina la mia figliola alle ore 01 italiane, e là erano intorno alle 8, si è recata all'aeroporto di Qingdao e ha fatto i controlli, i controlli sanitari, ai controlli doganali, ai controlli di polizia. Ha operato il check-in al banco della compagnia aerea coreana e aspettava l'apertura del gate. Non appena il gate è stato sottoposto ad apertura, le hostess di quella compagnia hanno detto a mia figlia che non poteva più partire perché necessita per la Corea il visto d'ingresso. Io preliminarmente mi ero aggiornato sul visto d'ingresso per la Corea e per gli italiani non era necessario. Basta un soggiorno inferiore a 90 giorni. Ora, se una decisione autonoma della compagnia aerea o una decisione del governo coreano è successo da lunedì a stamattina. Mia figlia è ancora a Pechino perché per avere più possibilità ha acquistato un altro volo da Qingdao che la portasse a Pechino e ha acquistato un altro biglietto aereo per la tratta Pechino-Madrid. E che Dio ce la mandi buona. Vi facciamo tanti auguri e soprattutto che vostra figlia, che dovrà necessariamente sottoporsi ai controlli di routine, perché questo vale purtroppo per tutti, possa essere... Beh, io sono felice, io già conosco il protocollo sanitario del coronavirus, perché mi ero già informato al numero verde 1500 del Ministero della Salute. Sarà mia cura, per la protezione nostra e per la protezione degli altri cittadini, io farò sottoporre a Chiara al protocollo sanitario previsto. Un altro appello che faccio: create un ponte aereo, aiutate il popolo cinese e andate a prendere tutti i ragazzi italiani che non riescano a ritornare. Grazie. Grazie a lei.